Allora, mister Lerro, la Battipaglia esce sconfitta dalla derby con l'Atletico Battipaglia, l'Atletico Battipaglia raggiunge la Battipagliese in prima categoria, però non era il risultato che la Battipagliese voleva. Beh, abbiamo cercato di fare partita fino al 108 minuto, però è chiaro, su un calcio d'angolo l'ultima azione, sono stati bravi e fortunati a fare gol, nel calcio è anche questo, però penso che abbiamo fatto partita, abbiamo dimostrato il nostro impegno, nonostante sia stata una settimana particolare dove è stata ricca di festeggiamenti, però la squadra ha risposto alla grande, penso che il pareggio ci stava anche addirittura stretti. Chi si aspettava il biscottone non è stato accontentato, perché è stata una vera e reale partita. Ma questi sono ragazzi che si impegnano durante la settimana, lavorano bene, perché togliersi davanti, insomma. Dovevano rispettare il calcio e dovevano rispettare anche gli altri avversari, quindi abbiamo fatto la normale partita che dovevamo fare, con l'ingiusto impegno. Adesso ci dovrebbe essere la partita di spareggio. Sì, ci sarà la partita di spareggio, andremo a giocare e faremo anche lì partite, non ci sono problemi, insomma. L'ultima domanda riguarda Peppe Cesaro, come sta? La cosa importante, sì, un po' la partita era tirata, si è fatto prendere un po' dall'emozione. Peppe le vive appieno queste partite, insomma ha avuto un mancamento, però fortunatamente si è ripreso e adesso sta negli spogliatoi con i ragazzi. Niente di grave, fortunatamente. Grazie, mister Lerro. Grazie.